Guatemala, Centro America. Questa volta il viaggio inizia dal nord, siamo a Flores e ogni volta che mi trovo nel Latino America per me è un'emozione fantastica, raga. Quasi come un bambino quando si trova le giostre. E sono appena arrivato nella parte nord, ho passato 2 giorni in città del Guatemala, molto caotica, parecchio trafficata, un sacco di smog. Ho incontrato già delle persone fantastiche. Qua il sorriso è all'ordine del giorno, quello che amo, musica, reggaeton, musica latina. E adesso, come sempre, invece che rimediare un bel taxi, ce la facciamo a camminare. Sto camminando qua in una strada, non lo so, principale di Flores, e cerchiamo di arrivare al centro. Non ho una sim, non sono riuscito a trovarla, e pochi soldi perché gli ATM non funzionano molto. Ne ho provati 3 nella capitale ma non funzionavano. Quindi adesso primo obiettivo, mangiare. Secondo obiettivo è trovare un posto dove dormire, ma quando si viaggia la cosa principale, prima di tutto, è trovare un posto dove mangiare. Hola amigo. Hola. No, no, gracias. C'è anche qua molto trafficato. Hola. Ma penso che siamo quasi arrivati al centro, eh? In lontananza forse lo vedo. Stanno dei bus qua fantastici, tutti oscurati, piccolissimi, sembrano i bus della scuola. Questa penso è la rotonda principale, simbolo che stiamo arrivando al centro, anche perché è un po' trafficato qua. Taco, non ci interessa, no? Camminiamo un altro po'. Adoro il caldo, quando puoi sudare anche tutto e di più, quando ci sta il caldo l'energia sta ai massimi, già l'energia ai massimi perché mi trovo qua. È sempre stato un sogno girare tutta l'America Latina, piano piano ci riuscirò, però la felicità qua della gente, del posto, i luoghi, la giusta temperatura fanno di questi posti fantastici, soprattutto in alcuni paesi, anche questo come Guatemala, nella parte un po' più est, e la natura ti regala delle emozioni uniche. Qua tutto ti può regalare un'emozione unica. Quindi intanto vediamo che emozioni mi regalerà questa Flores. Se ho indovinato la strada, ora bisogna un attimino chiedere. Bisogna mangiare soprattutto. Allora, Flores. Intanto sono venuto qua per una ragione in particolare, perché sono sempre stato affascinato dalla cultura maya. La migliore adesso che ho conosciuto è stata in Perù, però penso che domani, visitando un luogo qua molto importante, Tikal, penso che accrescerà ancora di più la mia curiosità. Intanto penso che mi sono perso. Amica, estoy perdido. ¿Da dónde puedo ir por el centro? Por el centro, sí. ¿Dónde aquí? ¿Todo recto? Después el campero para allá. Ok, muchas gracias. No, la strada era giusta. Andiamo tutto dritto, vediamo se arriviamo al centro.
No, gracias, amigo. Gracias. Finalmente ho visto. Come? Llegai ora, amigo. No, non tengo nada. Llegai ora. Disculpa. Buenos días. Nel frattempo, eccolo finalmente. Guardate qua. Arrivati nel lago, qua a Flores. Ora, niente, forse il primo obiettivo era arrivare al centro. Ora il secondo diventa mangiare. Però già che mi trovo sul laghetto. Laghetto non tanto, è un grandissimo lago. Ora chiedo se ci stanno anche dei villaggi qua vicino per andare a visitare. Locali, musica, acqua. Quindi c'è tutto quello che si può chiedere per avere un'atmosfera magica. Hola amigo. Hola. Che stacchi? Che stacchi? E sta trapagando? Por? Por? Para que no siga cavando. Ah, por l'acqua. Ah, entiendo. Gracias. Stanno facendo una diga, perché qua quando è periodo di alluvioni comunque. Hola! Come sta? Va bene? Basta un po' di musica. Vediamo che cos'è. Sto girando, ma non so dove vado, eh. Hola amigo. Che sta qui? Fresco pastel. Puedo grabar? Puedo? Bueno. Aquí está el dulce. Sí, estos son dulces. Tengo pastel de chocolate, pie. Esos son rellenitos de plátano con frijol. Aquí ya son empanadas de manjar. Manjar. Tacos duros de papa. Tacos suaves de pollo con zanahoria. Un poquito de dulce, ¿o? Por ahora, sí. Sí. ¿Esto qué es? Ese es manjar. ¿Ma? Manjar. Ah, manjar. Es parecido al blanco. ¿Puedo probar dos de este? Fantastico. Ah, mangiare. Mangiare è la cosa principale. Poi per il dormire si pensa. Ieri, per quelle due notti in città del Guatemala, due notti, 15 euro più o meno, in un dormitorio nella zona 4, tranquilla, molto molto vicina alla zona 1 che è il centro, però qua è molto economico, non c'è bisogno di prenotare, di pianificare nulla. Vieni, prima cosa mangiare, seconda cosa dormire. Non lo so se qua è leggermente più caro della capitale, nel caso ne girerò un po' e vedrò quello più conveniente. Nel tempo ci volevano un po' di dolce, saranno le 11 più o meno, prima di mangiare. Il dolce ci sta sempre. Forse l'ho trovato, l'ostello, è da questa parte dopo il ponte, nella piccola isoletta distaccata e unita dal ponticello che ho attraversato. L'ostello si chiama Los Amigos, se mi ricordo bene, e chiedendo dovrebbe stare da queste parti, questa via. So, proviamo. Calle Central. Dovrebbe essere questo. Calle Central.
Oh, los amigos. Hola. Hola. Gracias. Alla fine pianico andiamo in continuazione. Ho trovato Marcello. Hola. Hola. Hola amigo. ¿Cómo estás? Tu sei istruttore di yoga? Sì. Ok. E di sé il cico all'ingresso. Ah, ok. Viene questa tarde? Questo è sta un problema se grabo con la la camera? Classe? No, no, è sta no. Problema? Sorry. Ok, grazie. Sorry. Sto facendo mirare un po' di percorso. Ah, ok. Grazie, amico. E ho cambiato idea perché mi hanno suggerito questo ostello. 14 euro a notte, questa il ristorante, il bar per la sera, è molto turistico però va bene così. Guardate, sembra di stare per ritere. Niente, non mi calcola. Sembra di stare in un posto molto wild, anche se sta nella città. Mi piace, mi è piaciuto e quindi l'ho preso, relax, nell'altalena. Di qua stanno le camere che ancora non posso entrare. Quindi niente, stavo qua vicino, l'ho trovato prima di mangiare, ho stravolto tutto quanto. Però adesso si è fatta ora, come sempre ho suggerito un po' di posti, un po' di cose da fare, ma è meglio visitare la città. Per aprire la porta. Fantastico, eh? Los Amigos Hostels. Un burrito, un grande burrito mi ha messo KO. Là dietro ci sta un piccolo ristorante chiamato Escalofrio, dove sta una signora che non voleva essere ripresa, però ha fatto un burrito spettacolare, un burrito della Madonna, e mi ha messo KO, era enorme. Una bella limonata, ora un po' di relax qua sul lago chiamato Petenizza qui in Flores. E ho chiesto già, non ci stanno villaggi tipici da andare a visitare, dove sta comunque la gente locale del posto. È molto turistica, infatti anche nell'ostello me l'hanno consigliato perché è strapieno, molto pieno, ma penso che tutti vengano per vedere il sito archeologico di Tikal. Anche se qua mi hanno bombardato di richieste per andare a fare diversi tour, ma non mi interessano. E sono i classici, giro in canoa, il battello nel lago, ma non ne vale la pena. A breve, se adesso mi rilasso un po' e poi se riesco mi alzo, faccio l'ultimo giretto qua della cittadina qua di Flores e poi niente, me ne vado in ostello a sistemare le mie cose e poi torno di nuovo in giro per andare a vedere l'altra parte di Flores, dall'altra parte del ponte, quella dove sono passato prima di attraversare e venire qua in questa piccola penisola. Relax. Appena comprato cappellino Guatemala, e non fa la fine di Malta che ho preso l'insolazione. E guardate qua, questa è un'agenzia di viaggi. Che spettacolo. Ispira già fiducia, tutta colorata così. Ora sono alla disperata ricerca di un mercato locale. Qua mi hanno detto che a Flores non ci sta solo ristoranti, proprio perché è più turistico.
e devo provare a Sant'Ana, che sta qua vicino. Adesso posso provare, vediamo un attimino se riesco a trovarla. Dovrebbe stare dall'altra parte del ponte. Raga, non so perché mi sta piacendo un sacco questo cappellino. A parte, penso perché mi sta salvando di nuovo dall'insolazione. Però non lo so, sono contento di questo acquisto. Poi non è costato niente, 3 euro, quindi bello, eh? Ora cerchiamo questo benedetto mercato, il mercato locale, il classico. Hola, tiene agua? Este agua? Puedo filmar? Acqua, ragazzi, invece che la bottiglina. Non tiene bottiglia, tiene esta. E come puedo bere? Esta. Se rompe la bottiglia. Se rompe? Come? Ah, sì? Rompe. Semplice. Dove puedo buttare? Aquí, está bien. Ah, momentito, te pago ora. Un poquito di acqua. Da matti, ragazzi. Acqua dentro un sacchettino. Lo rompi quei denti e bevi, semplice. Un attimo che pago. Un che tal? Che tal? Come si chiama qui? Vetal. Ah. Sta un mercato locale. Dove puedo ir? Un mercato locale. Dove? Por allá? No, no. Está abierto? Sí. Ok, gracias, muchas gracias, hasta luego. Ah, serviva acqua, ragazzi. Stavo morendo di sete. Sto sudando come, non lo so, come se mi sono buttato nel lago qua a Flores. Non è tanto igienico, non so nemmeno se è sicuro, però solo questo. Qua è acqua dentro un sacchettino, non so quanti, non lo so, nemmeno mezzo litro sarà, ma serviva. Ah, bene, ora ci dirigiamo al mercato locale. Sì, questo è quello che cercavo io, il mercato locale di Sant'Ana. Hola. Ah. Non so voi, ma quando si va fuori, soprattutto qua in Sud America, nella parte asiatica, andare in cerca di mercati è un po' la mia passione. Conosci la vera gente del posto, poi soprattutto qua in Guatemala turisti non si spingono tanto oltre in questi mercati, non lo so perché, ma sono fantastici. Infatti non ci sta quasi nessun turista, mi sembra. Però adesso vediamo un po' cosa ci regala. Nel frattempo questa acqua fresca fantastica, dopo forse proviamo anche un gelato. Costa tutto, ragazzi. Bei vestiti, il mangiare. Oh, aspetta. Sa. Tre mesi di assistere la mia sposa a visito. Frutta a motore. Qua la cosa più buona è la frutta, verdura. Todo fresco. Hola amiga, todo está fresco aquí, ¿no? Todo, fruta. Todo fresco, amici. E vediamo. Forse è meglio anche tornare domani. È giusto per vedere, perché adesso ancora sto pieno di quel burrito di prima. Però ora se hanno un po' di frutta fresca, vediamo.
Per la frutta c'è sempre spazio. Non so quanti gradi ci stanno, ma qua si suda sempre. Ieri sera nella capitale faceva freddo, calzoni lunghi, una felpa. Qua oggi nel nord si muore di caldo. Questi sono i posti che amo. Un altro momento che amo nel viaggio è trovare il posto dove mi posso fermare. Non penso a niente, entro in connessione, in sintonia nel luogo che sto visitando. In questo caso ho trovato un posticino all'ombra dove si vede quasi tutto il lago, una parte, un lato, mentre può osservare un pescatore con la lenza che mi ricorda anche un po' quando ero bambino. Dall'altro lato un cantiere dove la sicurezza è pari a zero. E questo è tutto. Fermarsi, non pensare e godersi solamente quello che il luogo ti offre. Ascolti e osservi. Questo è un altro momento che preferisco durante un viaggio. In ogni posto trovo sempre il mio luogo preferito dove posso stare in tranquillità con me stesso. Che se pesca qui, amico? Che pescata sta? Come? Che pesca sta qui? Il pescato? Agarramos las sardinas. Ah, la sardina, se sa. Ah, la sardina, la... Poi devo filmare, è un problema se... Sì, amico. Perché me gusta, me recuerda quando ero pequeñito con la lenza. Sì, non hai pena, puoi grabare. Questa è la sardina qui? La sardina è per fare il tiro al pescato, al pez blanco di qui del lago, di qui del lago di Petén. È buono? Sì, buonissimo. Sì? Sì. Se puoi provare qui, sta nel ristorante. Sì, lo puoi comprare in un ristorante, sì. te vale come 150 o 160. Ah, è fresco. Al ajillo fresco. Bueno, sì. Bueno. Sì, depende del tamaño, no? Hay pequeños como de media libra y hay de a libra, ahí tú lo pedís a tu... ¿Y hoy? ¿Nada pesa hoy por ti? En los restaurantes sí hay. No, por ti ahora. Bien, vamos a ir al otro lado, porque aquí mucha no hierba. No está. Entonces cuando tiramos... Cuando está hierba no está buen pescado. Se suelta el pescado, sí. Entiendo. Sí, amigo. Entiendo, sí. Bueno. Sí, puedes grabar, no hay problema. Gracias, muchas gracias, amigo. ¿De Italia? ¿De Italia? Sí. Italia, ok. He estado aquí en Flores. Bienvenido. Por 2 días. Oh, ya. ¿Y luego a Tikal? Por la mañana me voy a Tikal. Ah, mañana. He después vuelto en la ciudad de Guatemala, Antigua, La Catirlana. Sí, excelente. Todo esto es muy maravilloso. Sí, sí. Me gusta Centroamérica, América Latina, la gente. Sí. Me gusta mucho. Sí. Aquí viven muchos amigos que son extranjeros de afuera. Y Jerónimo, el de Maracuyá, no ha sido Maracuyá. ¿Sí? Él es creo que holandés. Ah. Igual Matías, el del Hostal Los Amigos. Tiene tienda, tiene hotel, tiene business hotel, aquí. Ah, ajá, sí. Restaurante, tienen casa allá. Ah. Allá tienen casa y tienen como un lugar de recreación también. Llega mucho turismo. Aquí está pueblo local. Aquí. Sí, pueblo. Sí, esta es la isla. Sí, aquí está.
vive aquí. Más que todo vive aquí. Porque otro oyente en el hotel me dice que no está pueblo local aquí por visitar, por encontrar. Dicen ellos. Sí. No, no, ellos aquí viven. Ah. Aquí viven. Bueno, bueno. No, un día quieres vivir aquí, puedes venir un tiempo. Sí. No hay problema. Ahí estamos. Gracias. Vale. Mucho gusto. Puedes grabar. Encantado, amigo. Problema. Gracias, sí, sí. Gracias. Questo, incontri, parli con la gente, e quello che più mi piace della vita e dell'America Latina, per sempre.